Bentornato da Andrea Rampinelli della pasticceria McMahon Rampinelli. Qual è stato il suo primo maestro di pasticceria? Sicuramente il mio grande maestro è mio padre, che mi ha insegnato non solo a lavorare ma anche a stare ed amare questo dolce. Quindi lui è il primo principale maestro. Poi ci sono altri maestri che sono quelli che mi hanno insegnato nel percorso. In particolare ricordo Rolando Morandin, che mi ha aiutato ad aggiornare alcuni metodi di lavorazione, come la gestione del lievito madre, che oggi faccio in acqua secondo il suo metodo. Il lievito madre arriva dal maestro Morandino o da altre parti? No, il lievito madre è quello di mio papà, che è un lievito molto antico, si suppone abbia più di 100 anni, perché lui l'ha ereditato circa 60 anni fa ed era un lievito che già nel posto dove lavorava c'era da tanto tempo, per cui è un lievito che ci dà grandi soddisfazioni e insomma siamo affezionati. E quali novità ha portato quest'anno? Quest'anno ho portato un panettone particolare, io sono anche canditore e mi sono divertito a candire degli ortaggi invece che la frutta, e quindi ho fatto un dolce che si chiama panestrone, che gioca appunto con le parole panettone e minestrone, e infatti ci sono della zucca, degli asparagi, delle barbabietole, delle carote, delle zucchine candite, e quindi ho creato questo dolce con una farina di tipo evolutivo, una farina di grani siciliani antichi, molto profumati, molto, molto interessante, dà una connotazione che valorizza molto anche il prodotto. Infatti vedo che ha anche ricevuto la menzione speciale come dolce lievitato dell'anno, è soddisfatto di questo premio? Sì, mi ha fatto molto piacere, eravamo curiosi di vedere se piaceva questa idea, perché comunque è abbastanza sperimentale, un po' particolare, ed è effettivamente piaciuto molto, per cui abbiamo ricevuto il premio, tanti lo assaggiano, ci dicono che gli piace molto, quindi sono contento del risultato. Complimenti per tutto quello che ci ha portato e l'aspettiamo l'anno prossimo. Va bene, all'anno prossimo, grazie a voi.